Ciao a tutti ragazzi da Clash of Universal, scusate per l'inattività di questo canale, ragazzi non ho potuto fare video. Adesso ho messo a fare la penultima torre arciera a livello 10 e sono entrato nella seconda accademia di Italia Fidelis 2. Guardiamo il clan, abbiamo vinto 15 guerre, le zoom le 15 guerre, eccole. E questa guerra qua la perderemo. Innanzitutto io ho fatto due attacchi, il risultato, ho fatto due attacchi che non sono andati molto bene. Perché? Perché uno l'ho proprio fatto male, e questo qua, e l'altro è andato un po' di sfortuna perché i pecca non sono entrati dentro al municipio e quindi è andata così. Allora adesso Nango Wive, innanzitutto tiro le truppe del clan. Il gigante è stata una buona idea perché ha durato anche per attirarle, proprio farle uscire tutte. Oggi faremo andare soltanto a vedere i rebri più belli, tranne i miei due, che non sono tanto belli, solo tanto che sono i miei ragazzi. Ho visto che non mettete molti mi piace nei video, però mettete molte visualizzazioni, cioè molte, per questi pochi video fatti. E vabbè, che devo dire, adesso butterò il re con il golem, eccolo qua. Innanzitutto per il mio amico Umberto dovrò cercare di risolvere un problema che dovrei riuscire a farcela, però magari il prossimo video lo farò con lui. Adesso entro col golem, i maghi, i due pecca entrano subito, prendono la furia e fanno fuori il municipio. Velocizziamo un po' perché tanto non cambia. Poi metto una pozione curativa, finita la pozione curativa anche la furia, cerco disperatamente un 50%, però guardate gli iconi intanto, percentuale, bottino comunque alto, e non riuscirò a vincerlo però perché la guerra sarà andata persa. Allora vedremo il mio secondo attacco, no, meglio di no. Andiamo un po' in alto, facciamo questo, possiamo fare questo replay, poi ci facciamo salutare tutta YouTube da Claire ragazzi. Adesso questo replay qua è un attacco con giganti maghi di Peppe, che dovrebbe essere un capo, quindi complimenti a Peppe per i suoi giganti a 6. Tirare le truppe del clan, c'era una strega, truppe del clan con le streghe le odio ragazzi, sono troppo odiosa perché continua a produrre quegli ossicini lì che sono maledetti, perché se non uccidi la strega poi continua a crearne, butta giganti. Guardiamo la pozione curativa, un po' sbagliata, però poi ci vanno lì i maghi. Pozione curativa sprecata sulla regina, comunque farà 2 stelle. Velocizziamo, già velocizzato bene, scusate adesso per il bug che ho avuto per la notifica. Comunque la guerra ragazzi noi di solito le vinciamo, ma loro proprio un bel clan. Adesso facciamo salutarci da YouTube a tutti ragazzi, il nostro capitano, il nostro capitano. Il nostro capo Yares ragazzi, vediamo se ci saluta, aspettiamo Yares. Tanto facciamo vedere un replay, facciamo questo di Bicio Gallo Pedro, altri 2 replay, poi ragazzi alla prossima farò un video sulla seconda strategia d'attacco, magari inizierò anche una nuova serie di replay epici. Comunque vi sconsiglio di mettere gli arquiz sempre vicini, perché gli Arkids a un certo punto, se ti avvicini un po', gli Arkids poi non sparano più, e infatti lui ha buttato i draghi, non gli sparavano più addosso, per quello ha fatto subito già una stella e poi sarà riuscito a fare anche la seconda, quindi complimenti a Gallo Pedro. E questa guerra ha fatto abbastanza schifo, anche se il bottino è bello alto ragazzi. Mi dispiace che se non sono riuscito a fare molti video, anche oggi devo fare anche i compiti ragazzi.
sono molto felice, l'avrete capito. Quindi l'ultimo replay di quest'oggi sarà di Flower, non so come si pronuncia, ragazzi, con 10 draghi al 3. Dove sono le truppe? Eccolo qua, scusate se non sono riuscito a guardare. Però ne avevamo giù uno nel castello, quindi saranno 11. Zoomiamo. Ha usato 3 pozioni curative. Strano, cioè. Di solito sono sconsigliate le pozioni curative, perché sono lenti e io consiglierei la furia, quindi però se poi vi farò vedere la mia nuova base, molta difesa, quindi se la vorrete copiare. E il canale andrà avanti, farò un video a settimana, se riuscirò, magari anche 2 o 3. Dipende la settimana come va. Ho il tappato, scusate ragazzi. E quindi per oggi è tutto. Scusate se non è stato un bel video, però era soltanto per far vedere un po' la guerra e il nostro pre, per presentarvelo. Non ve l'ho presentato proprio al meglio, perché con questa guerra persa non è stata una bella presentazione. Adesso andiamo in difesa del mio villaggio. Ho vinto. Qua ho perso 10 coppe. Qua ho vinto. Quindi, per oggi è tutto, ragazzi. Ricordo di mettere mi piace e iscrivervi. Ciao a tutti. È bello.